Sono veramente orgogliosa, abbiamo votato, adesso siamo liberi e contenti. Zara è raggiante, finalmente ha potuto votare dopo due rinvii e dopo quasi tre anni di guerra civile nella Repubblica Centrafricana. È solo il primo turno delle elezioni presidenziali e legislative, ma le code ordinate viste sin dall'alba lasciano presagire che i centrafricani non vogliono più essere ostaggi delle milizie anti-Balaka e Seleka che hanno solo seminato terrore e odio per saccheggiare il paese delle sue risorse, risorse come oro, diamanti, uranio e legname. Ci sono code lunghe, questo significa che i centrafricani vogliono uscire dalla parte buia e triste della nostra storia, commenta l'arcivescovo di Bangui, Monsignor Dieudonné Zappalainga, accolto al seggio con la riconoscenza riservata ad un uomo di pace. I centrafricani vogliono ricominciare affidandosi ad un presidente che abbia imparato dalla crisi e che garantisca unità, riconciliazione e sicurezza. Sono 30 i candidati. La scelta non è facile, ma adesso quel che conta è andare alle urne. Dopo tre anni di violenze in cui le milizie hanno fatto il bello e soprattutto il cattivo tempo in questo paese, significa che il potere ritorna agli elettori, ritorna alle urne. La Repubblica Centrafricana il 29 e 30 novembre scorso ha ricevuto Papa Francesco. I fatti al momento stanno dimostrando che quel viaggio per aprire il giubileo a Bangui ha inciso negli animi dei centrafricani. Si può veramente parlare di un miracolo? Per i miracoli si richiede che la guarigione sia istantanea e qui c'è stato un istantaneo cambio di clima. Dal giorno della visita del Papa non c'è più stato uno scontro tra le due fazioni. Ci sono stati scontri soltanto il giorno del referendum tra gli estremisti e le persone della stessa fazione più moderate che volevano andare a votare, ma la parte moderata si è sentita più forte, anche grazie all'esperienza fatta durante la visita del Papa, e ha chiesto e ottenuto di poter votare. C'è veramente un cambio storico, fondamentale della situazione nel Paese.